Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi della mia TBR della Reading Rush ex BookTubeathon di quest'anno. Devo essere sincera, dopo l'anno scorso non vedevo l'ora che arrivasse questo periodo dell'anno per fare una nuova maratona letteraria, ma alcuni avvenimenti dell'ultimo periodo mi hanno fatto passare un po' l'entusiasmo, quindi spero di cogliere l'occasione per rilassarmi, ritrovare un po' di equilibrio, ma soprattutto divertirmi. Per chi non conoscesse questo evento, vi rimando al video delle creatrici qua sotto in descrizione. Comunque, in linea generale si tratta di una maratona letteraria, quindi lo scopo è leggere il più possibile. Una volta si richiedeva di leggere circa o almeno 7 titoli, quest'anno è totalmente opzionale. Ci sono però altre challenge da rispettare, quindi nella scelta della TBR dei libri da leggere nell'arco di una settimana bisogna, diciamo, rispettare tra virgolette delle regole. E per soddisfare questi criteri si può scegliere un libro per ogni challenge oppure un libro valido per più challenge. La prima richiesta è leggere un libro con del viola in copertina. Ho tanti libri abbastanza viola, violetto, lilla, perché sapete è un colore che mi piace tanto. Uno di questi che volevo leggere già da tempo è Alla deriva di Agatha Christie. Anche l'anno scorso in realtà avevo letto un libro della Christie, quindi mi piaceva riprendere questa cosa perché è la mia scrittrice preferita, una delle scrittrici che adoro di più. I suoi romanzi sono molto scorrevoli, quindi io personalmente li leggo abbastanza in fretta. Questo in particolare ha poco più di 200 pagine, tipo 205 pagine circa. Quindi nell'ottica di dover leggere, tra virgolette, il più possibile in una settimana, i libri brevi sono ottimi. Seconda richiesta, leggere un libro nello stesso posto per tutto il tempo di lettura. Per questo ho scelto una raccolta di 3 racconti molto breve, ovvero La ragazza scomparsa di Shirley Jackson. Questo libricino l'ho regalato al mio compagno perché ama tantissimo questa scrittrice. Io devo essere onesta, ancora non ho letto nulla di Shirley Jackson, quindi ho pensato potesse essere un buon punto di partenza perché è una raccolta molto breve, sono circa 78 pagine, quindi mi immagino di leggere magari un racconto ogni sera, e quindi di leggere a letto, comunque sul divano, sulla poltrona. Se non è una lettura breve, ci sta. Terza challenge, leggere un libro che volevi leggere l'anno scorso. E qua può essere applicato a qualsiasi cosa. Io infatti penso che sceglierò, anche se più libri della mia TBR possono entrare in questa, diciamo, richiesta Alla deriva di Agatha Christie, un libro che non volevo, vabbè, leggere soltanto l'anno scorso, ma volevo leggere da un po' di tempo, però l'ho acquistato proprio l'anno scorso, quindi direi che è perfetto. Quarta richiesta, leggi l'esordio di un autore. Per questo ho scelto un libro che non ho attualmente qua, ma che recupererò nei prossimi giorni perché ce l'ho a casa dei miei, ovvero Io sono un gatto di Natsume Soseki. Questo è un altro libro che in realtà volevo leggere già anche l'anno scorso, quindi è perfetto. È abbastanza lungo perché penso che arrivi circa 400 pagine, 380, non ne sono sicura, ma è il libro perfetto anche per la prossima richiesta, ovvero leggere un libro che abbia come protagonista non un essere umano. In Io sono un gatto il protagonista è infatti un animale, un gatto. Quindi questa lettura è perfetta al 100%. Sesta richiesta, leggi un libro che nel titolo abbia 5 o più parole. Come avete notato, i libri che ho scelto finora ne hanno 2, massimo 3, quindi ho dovuto scegliere qualcosa di completamente nuovo e ho deciso di affidarmi sempre alla cara Agatha Christie, ma non un suo libro. Detta così non si capisce niente. Comunque, il titolo che ho intenzione di leggere è Tre stanze per un delitto di Sophie Hannah. Questa scrittrice riprende il personaggio di Agatha Christie, Poirot, e ne racconta una storia, diciamo, inedita, nuova. Anche questo in realtà lo volevo già leggere l'anno scorso, quindi perfetto, ha giusto giusto 5 parole nel titolo. È stranissimo, mi sono accorta di avere tantissimi libri con 3-4 parole al massimo. Vabbè, quindi le atmosfere, il personaggio si rifà al mondo di Agatha Christie, ma è un'autrice di cui non ho mai letto nulla e soprattutto sono curiosa di vedere se Poirot, ripreso da un altro autore, mi potrà piacere o meno. Anche in questo caso, lettura abbastanza breve, sono, pensavo meno, sono più di 300 pagine, sono 305. Pensavo fosse più breve, però ce la possiamo fare.
cerco di autoconvincermi, anche perché dovete sapere che io in realtà non ho tantissimo tempo per leggere, quindi per me sarà una sfida già solo portare a termine uno o due libri in una settimana. Però come vi dicevo, la prenderò molto con più calma, questa volta cercherò solamente di divertirmi. Ultima richiesta: leggi un libro e guarda poi il suo adattamento, film, TV, serie e così via. Ho scelto Alla deriva di Agatha Christie proprio perché poi mi potrò andare a vedere l'adattamento che è stato fatto per la TV con il mio attore preferito che interpreta appunto Poirot. Ultimamente non ci sono tantissimi libri che vorrei leggere di cui hanno fatto poi un film o una serie TV, quindi mi sono rintanata nella mia comfort zone. Ebbene, questi sono in sostanza i 4 libri che ho intenzione di leggere. Uno appunto non lo vedete qua, ma lo recupero presto. Non penso che riuscirò a leggere altro, magari potrei pensare di leggere qualche fumetto che recupererò settimana prossima al Rimini Comics, chissà. E non là, questo è quanto. Fatemi sapere nei commenti se parteciperete anche voi, se avete già stilato una TBR, che cosa programmate di leggere. Io spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!